con la tua santa croce hai redento il mondo. Immancabile e partecipatissima, il centro storico di Cortona ha riproposto anche quest'anno la Via Crucis del Venerdì Santo. La storica processione religiosa, a cui ha preso parte per il secondo anno consecutivo il vescovo Andrea Migliavacca, vede portare in spalla per le principali strade cittadine da un nutrito gruppo di fedeli gli antichi simulacri provenienti dalle principali chiese cittadine. Immancabile anche la reliquia della Croce Santa custodita nella chiesa di San Francesco. La conclusione in Piazza della Repubblica con l'omaggio ai simulacri santi, con la lettura del Vangelo e con una breve omelia del vescovo Andrea. Rinascere dall'alto e vivere in quell'amore che è donato e che vediamo in Gesù innalzato come il serpente nel deserto, vuol dire sperare in ciò che sembra impossibile. Direbbe San Paolo, spes contra spem. La speranza, anche quando appare ai nostri occhi che non c'è motivo per sperare, rinascere dall'alto, vivere la vita come dono, viverla nell'amore, vuol dire che invece si può sperare. Ciascuno di noi qui presente può chiedersi in cosa della propria vita abbiamo bisogno di riprendere a sperare. Proprio lì, dove è più difficile, e si può sperare. Si può vivere una vita nuova che è speranza, ma credo che tutti questa sera possiamo sperare la pace. In un mondo che ha le tinte oscure della guerra di questi tempi, con tanti che parlano a voce alta di guerra e di armi, noi speriamo la pace. Noi speriamo nella pace, speriamo in quella rinascita che è la novità di vita, che non ci fa chiamare nessuno nemico, ma tutti fratelli, perché possiamo costruire la pace e lo possiamo fare ciascuno con il proprio piccolo contributo e cominciando a sperare. Anche questo è un rinascere dall'alto e rinascere nell'amore. Ecco, sia questo la Pasqua di quest'anno come augurio per tutti noi, per tutti voi. Un augurio di una rinascita e sia il desiderio di vivere la bellezza della vita che abbiamo davanti e che possiamo percorrere e la speranza che ci accompagni nei momenti difficili e che ci aiuti a vedere la luce che è in mezzo a noi. Auguri a tutti.